L'annuncio di Boris Johnson in Parlamento oggi, che la Gran Bretagna aspettava da giorni. Una roadmap scaglionata ma che libera il Regno Unito dal lockdown duro imposto settimane fa. Riaprono le scuole da oggi in Scozia e Galles, l'8 marzo in Inghilterra, e le attività commerciali. Permessi gli sport all'aperto e dal 29 marzo anche al chiuso. Tra poco potrete prendervi un caffè con gli amici, ha detto il Premier. Non avremo zero Covid, né noi né il mondo, ma non possiamo continuare con le restrizioni antieconomiche che debilitano il nostro benessere fisico e mentale e che tolgono la vita vera a noi. Ai nostri figli. Ma intanto Londra può permettersi di voltare pagina al crollo dei contagi, arrivati anche 60.000 al giorno, dovuti ad un piano vaccinale imponente, il primo al mondo, fortemente voluto da Johnson. Già 17 milioni, uno su quattro, i britannici immunizzati con le due dosi. Più cauti gli altri paesi, in Germania il ministro della salute Spahn contro ogni illusione, rientri a scuola in 10 Länder su 16, dice, ma nessuna altra riapertura. La Francia, allarmata dal cluster di Nizza, 751 nuovi casi ogni 100.000 abitanti contro 190 su scala nazionale. La città sbarrata nei prossimi due weekend per evitare assalti di turisti, più controlli anche ai confini con l'Italia. Negli Stati Uniti il presidente Biden al tramonto alla Casa Bianca ricorderà le 500.000 vittime con un minuto di silenzio alla luce delle candele. Previsti 600.000 morti entro giugno, nonostante i 63 milioni di americani vaccinati che ad oggi hanno già ricevuto almeno una dose.